A Clusone, nella chiesa dedicata a San Luigi, c'è una delle tele più grandi dell'intera Bergamasca. Sì, siamo davanti alla tela, la cacciata dei profanatori del Tempio di Lattanzio Querena. Sicuramente Clusone è una delle tele più grandi, ma anche fuori, in Bergamasca. È seconda solo a quella che c'è a Palazzo Fogaccia, con la famiglia Fogaccia. È stata recentemente restaurata, 9 anni fa, nel 2003, il restauro non è stato molto complicato perché, nonostante i vari spostamenti, la tela non era in condizioni disastrose. Originariamente questa grande tela era posta nella controfacciata della Basilica e poi è stata spostata, ha avuto vari spostamenti, contro anche il parere della soprintendenza di allora, è stata spostata prima la Chiesa del Paradiso, poi collocata qui sotto in una sala della congregazione delle donne, poi riportata quando hanno, negli anni 50, hanno distrutto la chiesetta sotto, riportata dove era nella controfacciata e alla fine, dopo l'ultimo restauro, quello del 2003, riportata nella sua sede originaria. L'autore è il clusonese Lattanzio Querena, che la dipinse a Venezia, c'è scritto là sotto, vedete, Lattantius Querena Clusonensis facebat anno domini 1813. Il Querena è a Venezia dal 1798, è clusonese, è nato a Clusone nel 1768, ma dal 1798 opera a Venezia, dove diventa anche professore all'Accademia di Pittura Veneziana. Il Querena lo fa valutare per 600 zecchini, e poi lo offre alla sua terra natale, alla sua parrocchia. Lo offre a metà prezzo, con la possibilità di pagarlo a rate in 6 anni, e così la parrocchia lo acquista. L'ultimo pagamento risale al 1828. L'opera tratta della cacciata dei profanatori dal Tempio. Gesù scaccia i mercanti dal Tempio, non perché sia contro la loro indispensabile attività per il Tempio. I fedeli andavano a acquistare, per esempio Maria e Giuseppe acquistano le tortole per essere portate dal Tempio, quindi la loro funzione è indispensabile, ma anche i cambiavalute, perché l'offerta al Tempio viene fatta con una moneta particolare, quindi bisogna avere il cambio dei cambiavalute. Ma Gesù è contro, perché questa attività è esercitata nel recinto del Tempio, con la connivenza dei sacerdoti che pure la vietavano. L'opera è una sorta di summa, di centone, di riassunto degli studi fatti dal Querena sulla grande pittura veneziana del XVI fino al XVIII secolo. Troviamo riferimenti a Tiziano, ecco i richiami alla pittura del Tiziano nel Cristo Maestoso, riferimenti al Veronese nella figura a sinistra in alto, abbracciato la colonna, riferimenti al tipo nelle piccole figurine in alto sul terrazzo.